Ben ritrovati alla nuova puntata di Dal Vivo. Quest'oggi in collegamento con noi Maria Vittoria Capocelli, portavoce della manifestazione Human Week organizzata dal Municipio 3, che ci parlerà meglio di questo progetto. Benvenuta Maria. Grazie, buongiorno. Per iniziare ti chiederei proprio di raccontarci in che cosa consiste questa iniziativa. Allora, la Human Week è una rassegna di eventi promossi appunto dal Municipio 3, dal Tavolo della Non Violenza, che raccoglie e unisce associazioni del territorio, proprio per promuovere un quartiere un po' più umano. Con questa settimana di eventi noi vogliamo cercare di seminare, ecco, di innescare un processo di cambiamento proprio per diffondere la non violenza. Va bene, e posso chiederti perché c'è ancora così tanto bisogno che venga diffuso un messaggio di non violenza? È ancora così importante che ricordare ai giovani che esistono dei metodi alternativi alla violenza? Direi che sì, lo è, e la società lo dimostra purtroppo quotidianamente. Noi proprio appunto partiamo dalle scuole perché l'obiettivo è quello proprio di fare prevenzione. La settimana degli eventi è iniziata proprio con un'attività e la partecipazione, il coinvolgimento di una scuola, Santa Caterina da Siena, e riteniamo che sia molto importante proprio questo lavoro di prevenzione. Il tema, tra l'altro, che abbiamo voluto dare a questa edizione, che è la quinta, è proprio quella di voler dare valore alla diversità, perché la diversità sia una fonte di arricchimento e non invece una forma che dà vita in realtà poi appunto a genera degli atteggiamenti appunto di violenti. Perché poi la violenza si può manifestare sotto tante forme, quindi. Potresti darci un esempio, quindi, sotto quali forme appunto si manifesta questa violenza? Ma la violenza può essere sotto forma appunto, cioè, di parole, di discriminazione, di far sentire appunto l'altra persona diversa semplicemente perché è un individuo e non si uniforma a tutti gli altri, quindi fa emergere un proprio modo di pensare, un proprio modo di vedere le cose e le prova ad esprimere. Quindi ad essere libero, no? Di esprimere il proprio pensiero. Ok, e quindi voi avete una scaletta per organizzare questa settimana di Human Week? Se sì, potresti spiegarci un po' come si svolgerà la settimana? Allora, la settimana appunto è iniziata il 2 di ottobre, appunto Giornata Internazionale della Non Violenza, presso appunto la scuola, come dicevo prima, di Distretto Santa Caterina da Siena, con un laboratorio svolto, con dei laboratori svolti con dei ragazzi delle scuole che hanno partecipato. La settimana è stata ricca di eventi in diverse piazze, dove appunto si è portata la voce e i racconti di persone che hanno fatto della loro diversità o di situazioni di difficoltà, le hanno trasformate in elementi di forza. Ancora il programma è ricco. Questo pomeriggio ci sarà un art contest con appunto i ragazzi delle scuole che sono appunto invitati a partecipare e a dare, come dire, la loro visione, no, della non violenza attraverso dei laboratori artistici e creativi. Poi avremo ancora tutta la giornata di sabato delle giornate di appunto laboratoriali sia per adulti che bambini, dove appunto mettiamo all'attenzione adesso vado a riprendere, scusatemi, proprio un po' la giornata, dove appunto qui abbiamo anche la possibilità di sperimentare il coaching creativo, quindi l'esperienziale per gli adulti, no? Per valorizzare la propria unicità,
quindi non è soltanto rivolto ai bambini, dove quindi lavoriamo sulla prevenzione, ma c'è anche da lavorare sugli adulti. E poi abbiamo una giornata di chiusura, la domenica 8 in Piazza Rimembranze, ancora con i racconti, delle persone, che hanno appunto dato voce alla propria situazione di difficoltà e l'hanno trasformata, l'hanno voluta, dare come esempio, no? Per trasformarla in un'azione di forza. E poi delle attività presso il centro sportivo Campo Zelasco, attività sportiva inclusiva. Ok, quindi un progetto aperto a tutti, per cui ti chiedo prima di salutarci di darci qualche coordinata su contatti o siti a cui fare riferimento per chi volesse partecipare. Assolutamente. Allora, il sito dove poter appunto andare a vedere tutti gli eventi in programma è humanzone.org. Qui vengono appunto illustrate le giornate e quindi i vari eventi e poi ad ogni associazione sono abbinati i contatti per poter eventualmente prenotare i laboratori piuttosto che le conversazioni e le conferenze in programma. Direi che però il sito è humanzone.org. La ringrazio tantissimo di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti.